Bene, questo tema è un tema che mi gironzolava nella testa da parecchio tempo ed è il tema delle resistenze al cambiamento terapeutico. Beh, nella mia pratica terapeutica, ma anche semplicemente nei discorsi con le persone, si nota una cosa molto particolare, che pur trovando persone desiderose di cambiare la loro vita, di cambiare le loro condizioni, di cambiare il loro modo di pensare, in realtà fanno una fatica enorme a modificare il loro precedente modo di pensare, malgrado il fatto che questo modo di pensare sia apportatore di grandi sofferenze e dolori. Bene, cosa ho notato in questi 30 anni? Beh, ho notato che la resistenza al cambiamento sta proprio in quello che ho detto nel video precedente, sta nella nostra serpente interno, sta nella nostra mente animale, sta in quella che i greci chiamavano la mente titanica, cioè un tipo di ragionamento e di certezze basato sulle cause ed effetto. Cioè, che vuol dire? Che per produrre un effetto bisogna manovrare sulle cause. Tutta la scienza galileana, si fonda su che cosa? Si gioca sulle cause per produrre un effetto sicuro. Tutta la nostra tecnica è basata sulle cause degli effetti. Direi che 23 ore su 24 noi diamo per scontato, anzi la usiamo costantemente, questo sistema di causa ed effetto. Cioè nessuno di noi, si prende la briga di dire a questo libro, a qualunque cosa che ha davanti, su, alzati e vieni da me. Ma diamo per scontato che per avvicinare questo libro a me debba applicarci una forza, alzarlo e guardare e leggere. Quindi per 23 ore su 24 noi usiamo costantemente lo schema di cause ed effetti, che è lo schema tipico della scienza. Quindi si manipolano le cause per produrre un effetto sicuro. Ora, in un campo certo, dove tutto è prevedibile, usare le cause per produrre gli effetti è più che sacrosanto. Usare la strategia del serpente è più che sacrosanta. Ma quando ci troviamo in un campo incerto, quando desideriamo qualcosa che ci spinge verso il futuro e ci portiamo dietro questo tipo di strategia, ecco la tentazione di cui ho parlato prima nel famoso albero del bene e del male. Quando ci trasciniamo dietro, quando dobbiamo scegliere in anticipo, in base a ciò che ricordiamo, di ciò che ci è stato bene, di ciò che ci è stato male, perché la nostra mente umana è profetica, si ricorda dopo aver registrato quello che è stato bene, quello che è stato male, a un certo punto si trova a dover scegliere in anticipo. Non mangiate i frutti di questo albero? Vediamo come si fa a non mangiare. E come in effetti noi caschiamo nella trappola e non riusciamo a cambiare? Ecco, quindi quant'è che ci troviamo a decidere? Quando? Dopo aver registrato tutto quello che ci è capitato nella vita, aver etichettato le cose secondo lo schema delle cose che ci sono andate bene e delle cose che ci sono andate male, viene naturale soffermarci un attimo e dire: va bene, facciamo un attimo di riflessione sulla nostra vita, facciamo il punto
Beh, queste cose mi sono andate bene, queste cose mi sono andate male, beh, d'ora in poi sarebbe da stupidi non scegliere di fare questo e non evitare quest'altro. Quindi io provo a fare che? A ripetere magari delle scelte che sono state positive, che mi hanno portato al successo, e in questo caso faccio una scelta di ripetere cose positive soprattutto per evitare le situazioni negative. Dice, perché soprattutto per evitare? Perché nessuno di noi punta a scegliere se si trova nel bene, se tutto gli va bene. Scegliamo di andare verso il bene perché abbiamo registrato nella nostra vita delle situazioni negative che potrebbero ripetersi e quindi noi cerchiamo di non ricascarci dentro. Quindi la motivazione a scegliere il bene viene dal fatto che la nostra mente profetica può profetizzare che le situazioni negative possono ripresentarsi nella nostra vita. E noi vogliamo scegliere qualcosa per evitare che si ripresentino nella nostra vita. Allora guardiamo bene. Dov'è la tentazione del serpente? Dov'è la resistenza al cambiamento? Bene, noi vogliamo fare una scelta che in qualche modo eviti che si ripetano le situazioni negative che sono già capitate nella nostra vita. Ma noi ci stiamo trovando non di fronte a qualcosa di negativo che c'è adesso, ma a un'ipotesi che si possa ripetere una situazione negativa. E la mia scelta non è una causa che possa evitare un qualcosa. No, è un'ipotesi di lavoro ed è ipotetica la mia scelta. Non è una causa che elimina con sicurezza qualcosa di negativo o un guaio. Come quando mi si rompe la macchina, ma la macchina mi si è rotta. Quindi vado a trovare le cause del fatto che si è rotta, aggiusto e manovrando sulle cause, in qualche modo evito che la macchina mi si rompa, oppure aggiusto quello che si è rotto e la macchina torna a funzionare come prima. No, qui ci troviamo di fronte al fatto che io voglio evitare che mi ritorni un male che è stato nel passato e però ancora non si presenta. C'è stato, si potrebbe ripresentare, è ipotetico che ritorni e la scelta, che sembra quasi una causa, di fare una scelta per evitare questo, è una scelta ipotetica. Quello che voglio manipolare è qualcosa di ipotetico. L'uso, la scelta che sto facendo, chiamiamola anche causa, che voglio fare, è una causa ipotetica di un qualcosa che non c'è ancora. Bene, questo è il nodo dell'uomo. E su questa base noi dovremmo cambiare e muoverci. È su questo punto che noi invece abbiamo difficoltà a cambiare. Per noi è facilissimo dire questa cosa è stata negativa, quindi scelgo quest'altra. Poi il futuro è incerto, tutti noi sappiamo che stiamo andando verso il futuro, che il futuro è incerto e stranamente la tentazione del serpente, la tentazione della nostra mente animale, l'abitudine a usare lo schema strategico causa ed effetto fa sì che noi pretendiamo che la scelta ipotetica diventi una scelta giusta o meglio, garantita, che abbia la garanzia di farci evitare il male che potrebbe ricapitarci addosso. Ed è questa scelta dove non si cerca di andare lungo una strada, ma a
attribuiamo a questa scelta il potere causativo di evitare con certezza il ricadere in un problema dove eravamo cascati e ci stavamo pure male. Bene, non è possibile fare questa operazione, però noi non facciamo altro che spostare l'abitudine quotidiana a giocare con le cause ed effetti, lo spostiamo su un campo incerto, dove ci sono tre variabili. Una, quello che non voglio, l'altra è quello che voglio, è l'incertezza certa del futuro. Su questo campo ci sono due ipotesi. Il male, il problema è ipotetico, la scelta è per evitarlo è ipotetico, l'unica cosa certa che abbiamo è l'incertezza. Bene, se ragionassimo in modo spietato, dovremmo dire che non abbiamo troppe alternative. Possiamo giocare solo una carta, possiamo giocare la carta di ciò che vogliamo, di ciò che vogliamo raggiungere, e questa carta non è assolutamente garantita perché tutto è incerto. Quindi, se ci va bene, si festeggia, se ci va male, aggiusteremo dopo. Più di così non possiamo fare, ma stranamente, malgrado che sia logico e non possiamo fare diversamente, la logica ci dice che non possiamo assolutamente fare in un altro modo e che abbiamo solo questa carta da giocare, di provarci e poi aggiustare, noi rimaniamo inchiodati su questo nodo. Le persone scatenano l'inferno emotivo su questo nodo. Molte persone addirittura trovano un'idea geniale con cui dicono faccio così, così evito, e credono fermamente che nel fare una scelta possono evitare, e si ritrovano regolarmente a fare il contrario di quello che volevano, e non riescono a uscire da questa trappola. Dov'è la resistenza a questa trappola? La resistenza a questa trappola non è la resistenza di cui parla Freud o Jung dell'inconscio, ma è la resistenza la resistenza a usare uno schema, un'abitudine, a usare uno schema strategico di causa ed effetto per ottenere le cose. Questa abitudine noi la usiamo costantemente 23 ore su 24, è una forte abitudine. Quindi è la resistenza dell'abitudine a fare determinate cose. Non è la resistenza dell'inconscio. Immaginiamo che scardiniamo questa abitudine e diciamo che non è possibile usarla, questa abitudine delle cause ed effetto, perché mettiamo a fuoco il fatto che il problema che vogliamo evitare non è presente ai nostri occhi, è ipotetico, e che la scelta che vogliamo fare, cioè la causa che dovrebbe evitare il problema, è ipotetico. Ed è ipotetico perché stiamo andando verso il futuro e l'unica cosa certa che abbiamo davanti è l'incertezza. Un ragionamento spietato, cioè che non confonde il desiderabile col possibile, che ragiona con ciò che si può fare, anche se non ci piace per nulla, è quello di giocare la carta di una scelta e poi, se ci va bene, si festeggia, se ci va male, si aggiusta. Ora però c'è qualcosa di molto interessante in questa resistenza. Le persone, bene o male, le possiamo portare, io molte volte le ho portate su questo nodo. Le persone le possiamo portare a fargli comprendere che non possiamo su questo nodo mescolare il desiderabile col possibile. Possiamo rendere consapevole le persone che bisogna fare una scelta in base a ciò che si può e non in base al desiderabile. Ma le persone resistono ugualmente.
E Hegel direbbe, dato che questo è reale, questa cosa reale deve avere pure una ragion d'essere. Ebbene, la ricerca della ragion d'essere di questa resistenza strana, malgrado che abbiamo messo in chiaro, in modo inequivocabile, com'è il nodo, in che condizione stiamo, che tipo di ragionamento possiamo fare rispetto a un altro, beh, questa resistenza strana, malgrado tutto, al di là della resistenza dell'abitudine, questa resistenza ha una sua ragion d'essere. È come se la mente dell'altro avesse una specie di intuizione che è possibile su un campo incerto fare una scelta sicura per ottenere con certezza le cose. Quindi è come dire che l'abitudine che usiamo 23 ore su 24 a giocare sulle cause ed effetto, che su un campo incerto va in collasso, viene collassata, non serve più, questa abitudine può crollare in base a un ragionamento logico e malgrado che crolla in base a un ragionamento logico, si collassa, in realtà l'altro resiste, al di là di questa abitudine, c'ha una buona ragione per resistere. La buona ragione per resistere è che la mente, essendo un elaboratore di dati, sa che c'è una via sicura, malgrado che tutto è incerto. Quindi, la nostra mente ha una finalità, infatti. È un organo e a differenza del cuore, dei polmoni, ha come finalità il fatto che deve diventare consapevole dei suoi stessi processi cognitivi. E questa resistenza terribile, malgrado la logica spietata che distingue il desiderabile dal possibile, dipende dal fatto che dobbiamo sbagliare e solo se sbagliamo possiamo diventare consapevoli del processo, dei nostri processi cognitivi che consentono alla nostra mente di ottenere un risultato sicuro su un campo incerto. È in questo caso che diventiamo come Dio per la conoscenza del bene e del male. Io divento autoconsapevole dei miei processi cognitivi, del fatto che la mia mente valutativa ci mette un decimo di secondo a stabilire quello che è bene, a fare una scelta secondo il bene e a evitare il male, non ci mette un decimo di secondo a stabilire questo è male, questo è bene, a stabilire che questo male se mi ritorna è un disastro, a stabilire che questa scelta mi potrebbe evitare il male, il futuro è incerto, bene. Come posso ottenere con certezza le cose su questo campo incerto? Perché questa è la resistenza. Devo diventare consapevole che la mia funzione valutativa agisce insieme alla mia intelligenza animale che è basata sulle cause d'effetto. Quindi mi spinge a vedere che siamo ibridi, che abbiamo una mente umana, è una mente animale, che siamo mammiferi, che abbiamo una finalità e che quindi la nostra intelligenza da mammiferi è un'intelligenza che gioca sulle cause degli effetti. La nostra intelligenza umana è un'intelligenza di tipo profetico, si trova in un campo incerto e sa che può ottenere su un campo incerto un risultato certo. Ma sto vedendo che ho due menti a questo punto. Cioè, devo diventare consapevole del fatto che ho due menti, che sono ibrido, che è una funzione che valuta e una funzione che fa. E allora mi accorgo di che? Che dopo aver valutato, la mia mente animale deve fare, ma per fare la mia mente che valuta
deve come compiere la sua missione, ho valutato, ho scelto e poi mi tolgo di mezzo. E dove la parte arcaica di me, la mia mente animale, che realizzerà le cose. È un po'. Dobbiamo diventare consapevoli di questo. Quando diventiamo consapevoli di questo, che queste due menti sono in rapporto seriale, che la mente umana ha il compito di valutare, di scegliere, e la mente animale ha il compito di realizzare il serpente che striscia, perché è una mente che ubbidisce, quindi è un servitore fedele. Tutto sta nel fatto che dopo che la mente umana ha detto voglio, poi affida il compito alla parte animale di sé. Ed è questo affidamento qui che è la parte più difficile dell'uomo, ma è la consapevolezza che ogni risultato certo, come lo sentiamo dentro, che possiamo ottenere con certezza le cose su un campo incerto e che questo risultato certo dipende proprio da questo affidamento. La parte valutativa non è che deve scomparire, deve affidare e credere fermamente che la sua mente animale farà esattamente quello che lei ha detto, quello che lei vuole. È un po' quello che succede anche in natura. Ecco perché siamo come Dio. Ecco perché in quel racconto dell'albero del bene e del male, quella frase finale sbalorditiva è terribilmente importante. Ora l'uomo è come noi per la conoscenza del bene e del male. Un seme di zucca per diventare pianta deve disfarsi il guscio e l'acqua e la terra si organizzano secondo la poltiglia che è dentro quel guscio. Così fa un seme di senape, così fa un seme di cocomero, così fa una ghianda. E la stessa acqua, la stessa terra si organizzano secondo quello che c'è nel guscio. Vediamo noi. La funzione valutativa desidera, dopo che ha stabilito che questo non lo vuole, vuole andare di qui. La sua volontà è come il guscio, la parte valutativa si fa da parte, affida il tutto come se avesse fatto un disegno alla parte arcaica e sta a vedere che succede. Quindi si pone in un'attesa inattesa, con uno stato quasi di indifferenza ai risultati. Beh, se adesso vi suggerissi, se adesso mettessi in evidenza una frase del Vangelo che dice bussate, chiedete, anzi, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Questa frase si basa su questa conoscenza precisa della nostra mente, di queste due funzioni che debbono fare alternanza. E senza l'alternanza noi non saremo creatori della nostra vita.